Buonasera e bentrovati con Amici Granata. Piove sul bagnato in casa Salernitana dopo la sconfitta di sabato scorso alla Spezia. C'è stato il cambio in panchina con Stefano Colantuono che è tornato a Salerno a distanza di 3 anni, la sua ultima esperienza in panca proprio con la Salernitana. È stato esonerato, come saprete, Fabrizio Castori, congedato anche in malo modo con un comunicato che anche l'Associazione Allenatori Italiani ha stigmatizzato in quanto lesivo anche della dignità del professionista e del lavoratore. L'immagine di Castori che assorto su una panchina a Viri sul Mare assisteva a una partita di dilettanti, mentre insomma analizzava anche un po' a caldo i motivi, le ragioni dell'esonero e leggeva forse il comunicato firmato, diffuso dalla Salernitana senza una firma precise, insomma, hanno fatto il giro del web, ma piove sul bagnato perché a poche ore ormai, a meno di 2 giorni dalla gara con l'Empoli di sabato, che segnerà il debutto, nuovo debutto di Colantuono nel giorno del suo compleanno sulla panca granata, ci sono tantissimi infortuni. L'ultimo della serie, Mamadou Coulibaly, che dopo aver recuperato per la gara con lo Spezia dall'infortunio alla caviglia, oggi si è fermato per un problema muscolare da valutare. Si teme, insomma, che non ce la faccia per la partita di sabato e chissà se recupererà per le prossime, insomma, veramente una tegola di cui Colantuono avrebbe fatto volentieri almeno, assodato che ce ne sono tanti di giocatori fuori anche negli altri reparti. Ne parleremo con i nostri ospiti, a cominciare da Pasquale Viscido, ex calciatore e Buonasera. tecnico della Salernitana a livello giovanile, e da Jacopo Leone, tecnico della Juniores del Salernum. Ciao Jacopo. Allora vi ritroviamo, insomma, con grande piacere. Pasquale, è questa emergenza che ha condizionato l'ultimissima parte del lavoro di Castori e accompagna l'inizio dell'avventura di Colantuono. Sembra un po' la nota stonata, insomma, la costante di cui si farebbe volentieri almeno, e che soprattutto in un campionato di Serie A, o no, è Non si qualcosa di particolarmente pesante da affrontare. Sì, non sappiamo se vittime di una preparazione un po' così, oppure, non lo so, del preparatore atletico, insomma, i problemi ci sono e Sì, c'è anche purtroppo. del cambio dei campi, perché Castori prima della partita della Spezia ha detto che si Questo è era cambiato un campo, questa è una storia vecchia, quella dei però campi, anche se al purtroppo. Merirosi, insomma, i campi sono stati rifatti da poco, da un campo all'altro pare c'è stato qualche problema e Certo, forse, se non so, ipotizzo, anche gli sbalzi di temperatura, non so, tu che sei no, pseudocalciatore, che ci puoi se il dire? terreno uno è sintetico, uno è morbido, uno è duro, sicuramente si fa sentire questa. Ma sono problemi che questi vanno risolti prima che inizino i campionati, non, cioè durante il campionato già è tardi, insomma, non è che possiamo dare la colpa ai campi. È sempre fa parte sempre di Tra l'altro ieri c'è quell'organizzazione. stata una ricaduta, scusami, per Ruggeri, però il problema al flessore sinistro si è ripresentato, anche lì, insomma, uno stop Cioè, che si allunga al momento in cui sembrava che potesse rientrare e noi, dare una sì, mano. a noi tocca fare delle analisi che non ci competono, perché queste sono cose che devono guardare loro già prima che inizino i campionati. Noi. Jacopo, tante assenze, almeno, insomma, ad oggi ci sono 8 giocatori fuori, qualcuno forse stringendo i denti riuscirà ad essere disponibile, però insomma, per un allenatore che è appena subentrato è ancora più difficile secondo te? Oppure, insomma, se hai le idee chiare riesci comunque a far No, quadrare la situazione? quello che ti fa fare la differenza sono i calciatori poi alla fine. È normale che puoi avere le idee chiare fino a un certo punto, ma se ti manca il materiale che ti fa fare la differenza è difficile poi andare ad affrontare una gara del genere. Bisogna affrontarla, bisogna vedere chi è arruolabile e chi è arruolabile per affrontare una partita fondamentale. Non ci scordiamo che giochiamo contro un Empoli che è quasi uno scontro, non quasi, è uno È uno scontro scontro salvezza. diretto. Allora, prima di proiettarci a questa partita, facciamo un piccolo passo indietro. Pasquale, sei rimasto sorpreso dall'esonero di Castori dopo la partita di La Spezia, oppure c'erano già nell'aria, insomma, delle avvisaglie precedentemente? La partita col Genoa aveva solo rinviato in qualche modo questa decisione che sembrava un po' aleggiare. Diciamo che già era nell'aria, già dalle prime prestazioni di campionato, dove già era stato messo in discussione per le prime, non tanto a Bologna, ma già con la Roma e la partita Col seguente Torino. col Torino, già era stato messo in discussione anche dalla piazza, quindi sicuramente secondo me Castori doveva essere
ringraziarlo per quello che aveva fatto l'anno scorso e cambiare proprio idea tecnica, perché si conosceva il modo di giocare di Castori e come interpreta lui il calcio. Quindi secondo me si è perso tempo. Castori è stato bravo, va ringraziato, è stato un galantuomo, però andava sostituito secondo me già a fine campionato. Jacopo, sei rimasto sorpreso dall'esonero, più dall'esonero, più dalla scelta di Colantuono. Insomma, è una situazione quella del cambio in panchina che in Serie A non è nuova. Insomma, Cagliari e Verona l'hanno fatto quasi all'alba del Subito. campionato, no? Con risultati che più o meno adesso si stanno vedendo, più il Verona ha avuto una svolta, anche se più nell'atteggiamento che poi alla fine nei risultati veri e propri. Mentre il Cagliari si è sbloccato con la Sampdoria e quindi ha superato la Salernitana in classifica. Tornando al discorso relativo alla Salernitana, più sorpreso dall'esonero, dalla scelta di Colantuono, o come dice Pasquale, bisognava voltare pagina a fine campionato, quando però ricordiamoci per 2 mesi la Salernitana non ha potuto programmare Sì, perché bravissimo. impegnata a risolvere il problema iscrizione, Allora, e il quindi discorso, bravo, cioè tutto è stato anche un po' fatto con ritardo. va preso prima, cioè nel senso comunque veniamo da una situazione dove la Salernitana ha iniziato il ritiro tardi, quindi anche la programmazione è cominciata tardi e la preparazione è cominciata e anche conclusa con giocatori che non erano i giocatori che abbiamo oggi. Quindi anche se ricordi bene, il primo impatto a livello atletico la Salernitana ha fatto fatica proprio su quelle sulle prime giornate. Poi pian piano è riuscita poi a risalire la china sotto l'aspetto atletico, infatti era una Salernitana un po' più pimpante, era più in gamba, a livello organico c'era abbondantemente. La sorpresa è stata la partita, il secondo tempo di Spezia, dove abbiamo fatto fatica a livello proprio atletico. Lì abbiamo avuto delle difficoltà nitide, dove lo Spezia secondo me ci ha surclassato ed è stato un peccato. È Ma stato un più un fatto peccato. atletico o prima un fatto di testa? Perché l'atteggiamento è sempre un po' di una squadra che, soprattutto dopo aver subito il gol, è andata un po' in Allora, bambola, in confusione. tenete presente che noi abbiamo giocato dei giocatori che già avevano difficoltà, abbiamo approcciato la partita con dei giocatori che già avevano difficoltà durante la settimana. Poi si fa male Gyomber, che entra crescite e non che non giocava da un po' di partite, e il ritmo partito lo prende solo giocando. E varie situazioni l'hanno portato semmai anche a calare, innanzitutto atleticamente, poi diventa una conseguenza poi il discorso mentale, perché se non stai bene atleticamente, la squadra comunque ti pressa, ti gioca meglio di te, cali anche È mentalmente. stato anche un po', Pasquale, regalato il gol del pareggio allo Spezia, perché la Salernitana era praticamente in azione di contropiede, un passaggio sbagliato, ripartenza, bel gol, però insomma su palla poi in qualche modo libera, perché la Salernitana non era più ben posizionata nella propria metà campo, è arrivato questo gol che ha cambiato la partita. Ma è giusto, ecco, lo chiedo a voi che siete allenatori, poi legare la decisione sulla sorte di un allenatore ad una frazione di partita, perché poi dobbiamo essere onesti, il primo tempo del picco non era stato un brutto primo tempo, la Salernitana era in vantaggio, poteva forse nel finale anche piazzare il colpo del KO, insomma non c'erano le premesse, le avvisaglie per una sconfitta o addirittura per un epilogo così clamoroso, poi con sforzato appunto nell'esonero, Ma cioè sarebbe assurdo secondo me quindi c'era qualcosa che già da tempo fosse esonerare qua. l'allenatore per un contropiede, cioè O per un tiro all'incrocio, perché poi infatti Kovalenko ha tolto la ragnatela. ci sono delle responsabilità per quanto riguarda l'assetto, perché tu con la palla lunga inevitabilmente col passare del tempo spezzi la squadra in due, quindi Però Castori aveva un po' cambiato col sì, però trequartista, noi insomma aveva abbiamo preso portato la squadra un questo po' più. gol di cui dicevi prima con una palla lunga dove la squadra non è riuscita ad accorciare. Nel momento in cui ha perso palla ha preso un contropiede proprio perché la squadra non è riuscita a salire. Quindi non è un fatto episodico, secondo me, è un fatto proprio strutturale del gioco di Castori, che poi secondo me è stato esonerato proprio perché già dall'inizio del campionato la squadra giocava con questo pallone sempre lungo in avanti senza Però mai. poi Con poche idee da mettere in ecco, però pratica. nel comunicato poi con cui è stato spiegato l'esonero di Castori si fa Vabbè, riferimento quasi comunicato. a risorse tecniche o anche a un atteggiamento
non in linea con le potenzialità, insomma, come se Castori non avesse sfruttato appieno il materiale tecnico. Ora, al di là degli infortuni, a vostro giudizio, parto da Jacopo, questa rosa è una rosa senza spine, passatemi la battuta, cioè è una rosa adeguata per l'obiettivo salvezza, senza lacune, senza difetti, perfetta, fatta bene, costruita bene, oppure ci sono delle lacune, dei vuoti, delle carenze? Perché sembra che tra quello che si legge nel comunicato e quello che poi ha detto il campo c'è un po' di differenza, preso atto che ovviamente negli scontri diretti tutti ci auguriamo che la Salernitana possa vincere, però il potere, il voler vincere non sempre poi si tramuta, certo, nella conquista dei tre punti, perché c'è anche l'avversario, c'è anche qualche volta la componente, no, della, sì, guarda, casualità. Guarda, tu prima mi hai chiesto cosa mi ha sorpreso, se l'esonero di Castori o l'arrivo di Colantuono. A me ha sorpreso il comunicato, perché è un comunicato scritto da una persona che non sa proprio niente, non di calcio, ma dello sport in generale, perché alcune cose non vanno scritte lì, alcune cose vanno dette negli spogliatoi, rimangono lì. Si fa il classico comunicato per ringraziare il mister e per augurargli le migliori fortune, però alla fine non puoi dire quello che è scritto là. Là dai impressione di un qualcuno che capito, non è mai entrato in uno spogliatoio, sembra, e non sa come si gestisce uno spogliatoio. Non è questo. Cioè, si vuole quasi sottolineare una sorta di inadeguatezza di Castori rispetto a tutto il resto, che invece è all'altezza. Bravissimo. Se allora fosse solo così saremmo a cavallo, Pasquale, perché basta cambiare l'allenatore e la Salernitana magicamente, insomma, sì, comincia a vincere. Però non so se è solo questo. Ma il poi problema, se ne sono accorti, ammesso che sia questo. Se ne sono accorti all'ottava giornata, che non lui non era all'altezza della se situazione. Se fosse, vedi, così, non so se poi è bene il comunicato. È come darsi una botta sui denti da soli, perché se tu dici che non è in grado, vuol dire che non era in grado neanche prima. Ecco, ma quanto sta incidendo invece in questo momento, secondo te, Pasquale? Tu che da calciatore hai vissuto stagioni in cui la Salernitana aveva delle difficoltà societarie di altro genere rispetto a quelle che ha adesso, quanto sta incidendo però questa situazione? Perché i calciatori non è che vivono una realtà parallela. A Salerno abbiamo vissuto una settimana magica dal 4 maggio al 10 maggio, in cui la vittoria col Pordenone, quella con l'Empoli, che speriamo si ripeta sabato, e quella di Pescara hanno portato la Salernitana in Serie A, hanno portato una città per strada e anche l'hanno portata in qualche modo ad accantonare una problematica che poi si è riproposta con grande evidenza e con grande forza, perché la Salernitana si è scritta il 7-8 di luglio con il Trust, con dei paletti, con dei vincoli, non poteva prendere i giocatori della Lazio. Casasola in questi giorni ha dichiarato, Lotito mi diceva che si sarebbe risolta la situazione, idem ha fatto Ciccerelli, poi non sono venuti, è venuto solo Gondo con la rescissione. Insomma, non è una situazione facile per un calciatore che viene, accetta sì la cosa, però poi insomma si fa anche forse qualche domanda su quello che accadrà da gennaio in avanti. Ma guarda, per essere onesto e sincero, io devo dire che secondo me il problema esclusione del campionato non esiste, secondo me il 99% della Salernitana, anche se non vende, non si sa. No, ma io dico il calciatore. Il calciatore secondo me, solo Ribéry o qualcun altro che ha giocato in A, sai, può farsi questo tipo di problema, ma gli altri, non essendoci questo pericolo di perdere stipendi, cioè, questo è garantito al 100%. Quindi secondo me non hanno di questi problemi. Tanti di loro giocano in Serie A e secondo me sono contenti di fare questa categoria. Quindi secondo me questo non problema. C'è neanche l'assenza di un interlocutore che sia qualcosa di più, non me ne vogliono insomma il generale Marchetti o chi gestisce la società, lì, ma forse di un proprietario vero e proprio, cioè negli spogliatoi, faccio un esempio, sì, forse entra là, commisso, sì, a Firenze, i calciatori insomma hanno un sussulto. Forse basta sotto questo punto di vista, sì, senza manca, sminuire manca persone, la figura però, di cui parlava anche in inizio del prima, padrone, sì, il cavallo, sì, di una persona che riesce a fare da collante tra l'area tecnica e la società, una persona di riferimento, sì, forse manca, perché non può essere il generale Marchetti. Anche, anche perché, Jacopo, se il generale con la sua mentalità, con i suoi modi che sicuramente l'hanno portato a fare, certo, tante belle cose nel corso della sua carriera, anche non calcistica, perché nel calcio ci è arrivato, certo, adesso,
Però insomma, se una volta bacchetta Simi, una volta dice che si aspetta quasi le dimissioni di Castori, ma non è poi c'è questo comunicato, non so adesso, malauguratamente se non dovesse perdere una partita, ne fa una, non lo so, cioè, forse l'intento, non so se magari è positivo, però il risultato, insomma, il modo non è proprio... Ma sai cosa manca, come diceva il mister? Manca una persona che legge il comunicato, semmai di Marchetti, e dice guarda, non va questo bene. Non va bene. Cioè, parliamone noi, parliamone nello spogliatoio, ma non va comunicato, non va bacchettato Simi, non va bacchettato Castori, non va bacchettato cioè va bacchettato nei momenti giusti, nelle stanze Castori giuste. Castori disse qualche tempo fa i panni sporchi li laverei in famiglia. E dagli torto, gli vuoi dar torto? Ha più anche ragione. Poi alla fine, non per riabilitare o meno Castori, perché in qualche modo, insomma, adesso... È il passato, Castori, bisogna parlare di Colantuono e la partita con l'Empoli. Per chiudere questa parentesi, è comunque l'allenatore che l'anno scorso, a giudizio mio, ma anche di persone che sicuramente sono più competenti di me, non ha vinto un campionato perché la squadra era la più forte, ma ci ha messo del suo, anche senza questo gioco spettacolare, ma proprio incidendo sul carattere, sulla tattica, sullo spirito. Quindi non è un allenatore che... proprio non mastica di spogliatoio e di calcio. Questo ha fatto una sorta di miracolo, secondo me, l'anno questo scorso. Questo proprio ti dice che le vittorie, le sconfitte, comunque il percorso di una squadra si costruisce nello spogliatoio, non baccantando qualcuno con un comunicato o alla stampa o facendo un'intervista, che non serve a niente, serve solo a scombussolare la piazza. Ah, meno male che fondamentalmente io poi ho letto il comunicato e ho letto anche la piazza come ha reagito e tutti quanti hanno detto la stessa cosa che stiamo dicendo noi oggi, cioè un qualcosa che non esiste, non si è mai visto nel calcio una situazione del genere. Pasquale, cosa può dare adesso Colantuono? Insomma, un allenatore che arriva, conosce, diciamo, la piazza, anche se non allena da 5 anni in Serie A, comunque ha fatto tanta Serie A in passato, anche se ha fatto una Serie A un po' diversa anche come livello tecnico. Ecco, cosa può dare, cosa fa un allenatore che subentra in una situazione che siamo sì alle prime giornate, però insomma è già una situazione che vede, se vediamo anche un po' la classifica, già un po' staccata rispetto alle altre dirette concorrenti, penso all'Empoli che ha 9 punti, mi pare il Venezia ne abbia 8. Cosa può fare? Può lavorare su quelle che possono essere... i pregi di questi ragazzi, più di tanto non è che può fare. Mi aspettavo un allenatore meno arrugginito di Colantuono, sicuramente, però non è uno sprovveduto, è uno che ha allenato, è stato con l'Atalanta, con l'Udinese, insomma. Palermo, Torino, insomma, ha fatto tante piazze di Serie A. Al momento spero, questa classifica, ecco, sì. Può essere, se l'errore principale in questo momento che si possa fare e guardare la classifica, cioè se adesso ci si guarda insomma lì quasi allo specchio e si comincia a contare quanti punti, sono solo 2 punti adesso dalla ipotetica salvezza, però insomma se si comincia ad avere un po' d'ansia, di ansia da prestazione... Penso ancora presto, perché siamo comunque tutti là, insomma non è che siamo staccati. E bisogna guardare partita per partita senza guardarla neanche questa classifica, tanto sappiamo che siamo ultimi, quindi ecco, diciamo che dall'Udinese in giù, quindi insomma dalla prima squadra dell'altra parte alla fino al 9 punti, ci sono 5 punti, infatti. Non è tantissimo, è anche vero. E poi leggiamo un po' di messaggi che stanno arrivando via WhatsApp al 333 13 21 919. Sicuramente Jacopo, è chiaro che nel momento in cui fai tanta fatica a vincere, la Serie A ha vinto una delle 8 partite giocate, chiaramente le occasioni, insomma, devi sfruttarle, quindi alcune partite vanno vinte e quella con l'Empoli non è una partita che sulla carta è facile, no, ci mancherebbe, no, non vogliamo mettere mani avanti, ma dobbiamo dire quelle cose come stanno. L'Empoli è una squadra che insomma è stata capace di vincere. Sì. Merito suo con la Juventus, certo. Magari una serata storta della Juve, ma ci ha vinto, certo. Ha vinto mi pare a Cagliari, poi ha perso delle partite anche in malo modo, però insomma è una squadra che gioca, ha un'organizzazione, ha delle individualità che sono da tanto tempo insieme, però è la prima partita del nuovo allenatore, insomma dove va a incidere l'allenatore secondo te? Più dal punto di vista tattico o dal punto di vista mentale su una squadra che comunque ha finora perso 6 partite su 8?
No, allora l'aspetto mentale in questo momento deve essere fondamentale. Poi conoscendo il mister, all'epoca quando è stato a Salerno, ho avuto il piacere di conoscerlo e vedere come lavorava e come lui si proietta nel campo e ai calciatori. E ti dico che lui è un tipo carismatico, un tipo. E semmai anche la lontananza dal campo gli può dare anche quell'adrenalina, quella Pasquale voglia. diceva un po' arrugginito, secondo Sì. te può essere un limite oppure uno stimolo? Può Può essere uno essere stimolo, sì. un limite, ma può essere anche uno stimolo, ne può essere tutte e due. E in questo momento sì, anch'io aspettavo semmai un altro nome, però per esempio avrei preferito Nicola al Mister 41, Io vi per ringrazio un sempre carisma. perché la stima che mi esprimete anche in queste. No, scherziamo. Però insomma, Per un aspetto di carisma, perché questa squadra ha delle lacune tecniche che vanno compensate con il carisma, con il carattere, con la corsa. Così vai a compensare le qualità tecniche che non hai. Forse non tutti gli allenatori avrebbero accettato in questo momento la situazione di Salerno. Ci O sono. anche può essere un limite il fatto che un allenatore subentra, di solito quando subentra ottobre-novembre, fai un programma anche per rinforzare la squadra a gennaio. In questo momento sarebbe paradossale perché tu subentri, puoi anche parlare col direttore sportivo, avere le più belle idee per il mercato di gennaio, però a gennaio potrebbe accadere che non c'è più quel direttore sportivo, non c'è più quella società, magari non c'è più quell'allenatore perché c'è stata una rivoluzione. Cioè, è una situazione in cui veramente devi essere Difficoltà. bravo a vivere solo Certo. l'oggi. Cioè, questa forse è la particolarità della situazione, la tipicità della situazione, quindi la difficoltà o per certi versi Sì, anche la scelta è difficile. La scelta è difficile perché non hai all'orizzonte un piano chiaro. E in questo momento uno che comunque non allenando, quindi significa che comunque non è stato preso in considerazione prima, figurati adesso che deve prendere in considerazione un progetto, una progettualità, un qualcosa che poi ti fa ricominciare, tra virgolette devi avere almeno un quadro più certo. E poi per quanto riguarda invece l'Empoli, parlavamo dell'Empoli, diciamo sì, una grande squadra, ma tutta la Serie A, se la analizzi, sono grandi squadre. Quindi da qualche parte devi cominciare a vincere. Sicuramente Pasquale, l'Empoli è una squadra che l'anno scorso in B ha vinto il campionato quasi a mani basse, nel giro di ritorno, insomma, si è quasi insomma, consegnata a un finale di stagione in surplus perché aveva chiuso la pratica con abbondante anticipo. Poi però la forza di questa squadra è la capacità, pur avendo cambiato allenatore, di aver mantenuto non solo dei calciatori di qualità, penso a Ricci, a Bairami, di averne aggiunti altri, insomma, Pinamonti e Cutrone sono stati comunque attaccanti dell'Under 21, anche se nessuno dei due è molto prolifico sotto porto. È però anche una grande tranquillità che deriva da un ambiente molto tranquillo, da una società che da tanti anni è abituata a Fare fare il calcio. sale e scende, ad ammortizzare anche le retrocessioni, poi a ripartire. Il pubblico è pronto a questo tipo di situazioni. Da Verona Luigi Gaudioso diceva avrei scelto Nicola come allenatore, l'avevi appena detto anche tu, Sì, Iaco, però insomma ma più che altro ci auguriamo che il problema Colantuono sia il migliore dell'allenatore possibile è per la che serie. se tu prendi Nicola oppure prendi Ce n'è un altro, Iachini, Iachini, Maran, tu insomma. dai un messaggio alla piazza dove dici ci vogliamo salvare con un Certo. allenatore che è stato in campo fino a ieri, no? Allora, questo è il segnale che recepisce la piazza. Invece se prendi Colantuono, un allenatore che è bravo, Colantuono è un ottimo allenatore, però prendi Colantuono, fermo da 4-5 anni, dai un segnale negativo alla piazza, nel senso che dice vabbè. È come quasi di rassegnazione, quindi la piazza ha preso un po' male questa Diciamo che l'arrivo al di là di della questo bravura di allenatore. Colantuono, la carriera di Colantuono parla per lui perché penso a livello di No, panchina in Serie A sia tra quelli che ne ha raccolte di più. certo. Quindi è Ma un non si allenatore di grande discute. esperienza e di grande valore. Probabilmente da una parte c'è questa caratteristica, questo è certo, della Serentana, della sua, diciamo, dirigenza, di guardare sempre un po' al passato, nel senso di fare scelte sempre un po' conservative, insomma, di non uscire da un certo giro, da una L'angolo, certa certo. cerchia. Significa ti fidi di determinate figure professionali, vai, tra virgolette, sul sicuro, Ma diciamo così. significa pure che ci sta dietro E poi, sempre insomma, la l'allenatore che c'è stato solita. anche con la precedente gestione, con la precedente uscente proprietà, insomma, in qualche Ma modo, però. uscente fino a un certo punto, mi sembra più entrante che uscente. Però, insomma, diciamo Perché le che operazioni di mercato le fanno loro.
Questo diciamo che le fa la dirigenza, le fa lo Fabiani. So, però. Poi, non vabbè, so, dai, è arrivato Gondo tramite la rescissione con capisce, la Lazio. Si, tra le righe si capisce. Non è che è cambiato qualcosa. Tantissimo dal punto di vista del giro, però insomma, per quanto riguarda Colantuono, dicevo, è comunque un allenatore che ha fatto una grande carriera in Serie A. Però forse un allenatore abituato, si parlava anche del livello della Serie A, ad avere a che fare con calciatori. Qui c'è Ribéry, quindi ci mancherebbe tanto di cappello. Però per il resto è una squadra che non ha tanta esperienza di Serie A. Certo. Questo, insomma, può rallentare un po' il lavoro dell'allenatore che magari è portato a dare per scontate delle cose sul campo, nella gestione di certe dinamiche e che magari qui deve, come dire, sì, riprendere certi discorsi quasi da capo, perché ha calciatori che non hanno fatto fino a ieri sempre la Serie A, certo, anzi, pochi l'hanno fatto. Pochissimi, pochissimi. Allora, io penso che un allenatore quando prende una squadra come la Salernitana la visiona già prima, cioè già sa, già è cosciente di cosa va a prendere, degli elementi che ha in rosa. Lui aveva visto la partita dal vivo Salernitana-Verona. Sì, sì. Con la Salernitana che rimontò due gol al Verona. Tra l'altro lì fece una grande, anche una buona prestazione a Salernitana. A prescindere dai gol presi, fece una buonissima prestazione. E quindi ti stavo dicendo, l'allenatore già visiona ciò che è in mano. E quindi per accettare, allora, da un certo punto di vista lui, stando fermo da un po', giustamente, non ti dico che si sarebbe buttato su qualsiasi scelta, però... Quasi. Però, siamo lì, siamo lì. Ma giustamente, perché tu c'hai voglia di rientrare, sì, c'hai voglia l'anno di riprendere... L'anno scorso era stato molto vicino alla panchina del Perugia, poi... Sì. Anche a livello ambientale si sì, spinse su, per un'altra soluzione, sì, se non ricordo male. Però insomma è un allenatore che aveva anche tentato la carta dirigenziale con sì, la Sammenettese. Sì, 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 sì. Perciò dico, si era un po', sai, si era un po' allontanato. Certamente il richiamo della panchina. Bravo, una cosa che hai fatto da sempre ti dà quell'ambizione, quella voglia, quell'adrenalina, che lui è un uomo che vive di adrenalina. È un uomo carismatico, te l'ho detto, l'ho conosciuto, lo conosco. So come lo pensa, so come lo approccia il lavoro e quindi, capito, è fondamentale in questo momento far parlare, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, poi gli elementi non li vediamo, non sappiamo lui come si approccia. Sembra che calcio, insomma, sulla squadra abbia avuto un bell'impatto, bravissimo, insomma, si racconta di uno spogliatoio comunque che ha recepito. Aspettiamo con fiducia, l'unica cosa che c'è del tecnico, insomma. Vedremo poi insomma cosa succederà da sabato, perché poi sabato si va in campo. Ci sono diversi messaggi che leggeremo subito dopo la prima pausa pubblicitaria, avremo anche un collegamento telefonico anche per capire un po' l'Empoli, come si sta avvicinando a questa partita. Avevamo anche un altro collegamento che per il momento non riusciamo a perfezionare, ci vediamo fra poco, pubblicità, torniamo per la seconda parte di Amici Granata. Oh, sì. Allora, seconda parte di Amici Granata, i nostri amici da casa si sono sbizzarriti sia su alcune cause degli infortuni, abbiamo già parlato del fattore dei campi di allenamento, ricordiamoci anche che lo stesso campo dello Spezia è in sintetico e magari non sempre il sintetico è uguale dappertutto, quindi anche quello può fare la differenza. E poi insomma c'è l'argomento prezzi, per la partita con il Napoli, prezzi che sono annunciati in forte aumento, non tanto rispetto alla partita con l'Empoli, perché c'era stata una diminuzione, ma rispetto alle prime tre partite di campionato. E quindi, insomma, anche da questo punto di vista c'è malumore. Sicuramente, mi permetto di dire, sarebbe stata una soluzione rispettosa della passione dei tifosi della Salernitana quella di adottare per 3-4 partite il famoso mini abbonamento, come hanno fatto altre società, in modo tale da dare la possibilità a chi vuole seguire ogni volta la Serena allo stadio di sottoscrivere questo ticket, di entrare allo stadio per 3-4 partite, compreso magari il derby con il Napoli, e poi stabilire prezzi, insomma, anche a piacere per chi acquista il singolo biglietto. Questa poteva essere una soluzione. Poi ci sono, dal punto di vista dell'ordine pubblico, delle limitazioni al momento per quanto riguarda la vendita ai non residenti nella provincia di Salerno. Scusa, 40 euro una curva, 40 insomma. Euro una curva, dai. Una situazione di classifica dove abbiamo bisogno di
È proprio come speculare proprio sul fatto perché che sicuramente alla fine no, farai il tutto esaurito, nel senso che la passione tutto, porterà la gente allo stadio perché la gente ci ugualmente. Vuole darci una mano e loro non devono approfittare però su magari cosa. Insomma ecco riconoscere a Salerno la capacità di stare vicino alla squadra al tempo stesso insomma di tempo stesso trovare, fai 20 non, euro non fai 40 di non calcare euro. Troppo la mano, è vero anche che insomma con come, questo trust è come si devono prendere... autofinanziare e anche l'incasso singolo vabbè, okay. Può fare, no? Però certo tu fai da calmiere ma non è no, cioè, io penso me che non è con i mini abbonamenti la Salernitana avrebbe fatto qualcosa di equo, di giusto, di rispettoso per i suoi tifosi e avrebbe consentito poi a chi volesse andare a seguire una partita o due partite di comprare il biglietto sapendo che magari per la partita di cartello ci può stare anche il ritocco perché poi questo accade un po' dappertutto quando ci sono le partitissime, non so, parlo delle squadre che fanno la Champions, certo, magari che è un prezzo da Champions. È chiaro e quindi insomma. E se poi... non ci va nessuno contro il Napoli allo stadio, che succede? Sarà stadio vuoto, finisce sarà il rovescio della medaglia, è il rischio di impresa, tu fissi un prezzo, se io non ci andrei. Se congruo il prezzo, visto che si parla di congruità delle offerte, no, per il trust, se il prezzo è congruo lo spettatore acquista il biglietto, altrimenti no, ma crediamo che insomma con il Napoli, ma non solo perché c'è il Napoli, anche perché e soprattutto penso perché Jacopo, la Salernitana in questo momento è una situazione di classifica che richiede anche il supporto del pubblico. Ecco, da questo punto di vista magari, ecco, come si è abbassato il prezzo per la partita con l'Empoli, si poteva, non dico abbassare, ma lasciare i prezzi delle prime tre partite, sì, insomma, sì. Senza elementi di incarare. Se saranno questi i prezzi, perché sta circolando un prezzario non ancora ufficiale, non c'è la comunicazione ufficiale della Salernitana, quindi si sta ragionando su quello che il web da qualche ora sta tramandando, sta mettendo... sta diffondendo. Il problema, sai cos'è? Che certe volte non si rende conto del momento che le persone, il momento, lo stile di vita che le persone stanno infatti, vivendo. Infatti, un amico dice momento. Bisognerebbe dissertare contro il Napoli, insomma, sposa la linea di Pasquale. Immagina una famiglia che dovrebbe andare allo stadio, cioè, veramente se ne va quasi 100 euro. Poi 100 per euro in questo momento una persona ci deve lavorare 2-3 giorni per guadagnarli. E questo forse è il problema. Anche di più. E questo è il problema principale, che forse non ci si rende conto di tutto ciò. E invece in questo momento dove, ma non ti parlo solo di Salerno, ti parlo un po' di un discorso generico, bisogna avvicinare i bambini, bisogna avvicinare la gente allo sport, al calcio, allo sport in generale, così li si allontana. Ma siamo in un mondo, quello, magari lo circoscrivo al calcio italiano, in cui se vuoi vedere il calcio da spettatore, perché non hai la possibilità, stando a casa, sì. O, insomma, devi sottoscrivere sì, 2-3 abbonamenti, sì. Pagare... il gettone ai sì. Vari insomma gestori certo, del calcio certo. E sei spettatore fruitore non puoi protestare perché con ma chi te la prendi se non vedi la partita induci per forza a ragionare insomma, si così. Va un po' verso questa direzione il lockdown poi insomma le restrizioni per certo. L'accesso allo stadio hanno molto spinto verso questa direzione sì. Ora che c'è stato un ritorno graduale dei tifosi allo stadio insomma, sarebbe stato bello, ma non solo da parte della Salernitana, da parte un po' di tutte le società, fare una politica che certo. Richiamasse e in qualche modo ripristinasse il vecchio rapporto, no? Certo. Si diceva no, ai tuoi tempi, poi il botteghino, ma non perché adesso sia la voce principale, però un conto è avere 15, 20, 30 mila persone allo stadio a seconda della capienza, però su... un conto è fare lo stesso incasso con 5 mila paganti, sì, bravissimo. Fare lo stesso incasso, ma però 5.000 persone certo. Non ne hai il doppio, il triplo, quindi perché però non questo, mediare, insomma, non riconoscere anche la... Questo sa che ci fa capire che la società è al passo con i tempi solo a livello economico. Infatti, perché diciamo, come l'Enel che ha aumentato la luce, loro hanno aumentato i biglietti. Però, insomma, diciamo che se i prezzi a livello sono da tecnico, Serie A, poi deve essere tutto da Serie A. Cioè, anche magari, a livello tecnico deve essere di esatto. Serie A, di una conseguenza. Da casa, l'amico Antonio Totongi chiede, a parte il discorso insomma, legato al cambio tecnico a Colantuono, parleremo poi della formazione, anche notizie sul fronte societario. Oggi l'avvocato Gentile in un'intervista ha detto che in caso di preliminare sottoscritto prima del 31 dicembre la proroga sarebbe poi di 3 mesi, neanche più di 45 giorni. Insomma, si ha l'impressione, torno a quello che diceva prima Pasquale, che questa cessione
se avverrà, avverrà con tempi biblici molto dilatati. E non so, ma arrivare oltre gennaio non è da augurarselo, perché forse gennaio, certo, è l'ultimo momento in cui la Salernitana, sperando che faccia un buon bottino di punti da qui alla fine del giro di andata, può riagganciarsi al treno salvezza. Ma se passa anche gennaio, una situazione di incertezza, di transizione societaria, mi sa che poi, insomma, vai a interferire col discorso tecnico. Ma è tutta una conseguenza, perché se ricordi bene, è stato detto alla piazza che il mercato fatto è stato fatto innanzitutto perché l'allenatore cercava certi giocatori per certe caratteristiche, con delle caratteristiche principali, ma soprattutto era condizionato da un impatto economico. Quindi tutto questo aspetto economico che viene condizionato verrà condizionato quindi anche a gennaio. E quindi è tutta una conseguenza e ti comporta poi, dici che la piazza non è vicina alla squadra oppure che contesta, però è tutta una conseguenza di come si lavora poi. Un amico dice che Astori ha commesso un unico mandornare errore, l'averci condotto in Serie A. Sembra quasi, insomma, un paradosso, però con la Serie A si è aperto tutto questo capitolo societario, il trust, l'iscrizione sub iudice, il conflitto Gravina-Lotito che è esploso ai massimi livelli, poi insomma in qualche modo anche con la sentenza sul caso Tamponi, la posizione del presidente della Lazio, patron della Lazio, è stata di molto ridimensionata rispetto a responsabilità che gli erano state attribuite nei precedenti gradi di giudizio. Questo penso, insomma, però, avrebbe fatto del tutto piacere a Gravina, ma al tempo stesso, insomma. Però c'è da dire una cosa, che Lotito sapeva che doveva vendere e poteva vendere perché a luglio ci sono stati gli acquirenti. Nel momento in cui tu non vendi, no, perché non vuoi vendere a una certa cifra, ed è anche giusto, devi avere il piano B, che è quello di fare una squadra decente per la Serie A. Non è, perché, infatti, non è che tu puoi, te ne puoi uscire sempre che non ho venduto e allora siamo partiti tardi, perché queste cose qua si fanno in prima categoria, non è che si fanno in Serie A. Secondo me lui aveva, pensava all'inizio di riportare sempre a Salerno ciò che la Lazio era di più, solo che questo... Ma non si poteva fare. Solo che questo poi gli è stato bloccato. C'era il progetto era quello di far valere una continuità tecnica, quindi dire alla FIGC non nuovi giocatori dalla Lazio, ma quelli che sono stati in rosa nella passata stagione, pur essendo semplicemente in prestito, insomma, potevano rimanere. Sì. La FIGC non l'ha accettato. Poi, insomma, paradosso dei paradossi, a settembre ha dato l'ok al trasferimento di Gondo, che intanto aveva rescisso dalla Lazio. Sì, aveva fatto rescisso. Cioè, non è che hai preso un giocatore che ha rescisso con il Foggia. Sì, ma questo si sapeva già a giugno. Quindi, però, insomma, in qualche modo, sì, poi hai fatto le cose in regola, perché giustamente il giocatore è svincolato e quindi amen e parte. Sì. Però balzava all'occhio che, guarda caso, era Gondo che si era svincolato dalla Lazio e arrivava alla Salernitana. Cioè, non è che lo prendevi dalla Fiorentina. Nicola, secondo me si è un po' giocato su questa storia del vendiamo, poi partiamo tardi. Cioè, secondo me loro sapevano che non vendendo avrebbero dovuto allestire una squadra competitiva per la salvezza, non competitiva per la Serie A. Ma secondo voi si poteva fare, al di là adesso della situazione che si è venuta a creare col trust, si poteva fare meglio? Certo che si poteva fare. Anche senza sperperare soldi. Insomma, si poteva partire già in ritiro con una squadra già in ritiro e mettere in condizione pure Castori di lavorare un pochino meglio, cioè. Perché è vero che anche in Serie B era accaduto più o meno lo stesso, sì, però ma in Serie B è diverso. È totalmente diverso, ma poi guarda, certe volte le idee e la bravura di chi deve costruire una squadra deve arrivare proprio in queste situazioni. Guarda che abbiamo parlato prima dell'Empoli, l'Empoli che andremo ad affrontare, il Sassuolo. Sono partite, ovviamente sono piazze diverse dove certi ragionamenti li puoi fare perché li puoi aspettare di più, a differenza di Salerno, che se non arriva il risultato c'è pressione. Lì forse c'è meno pressione. Però puntare sui giovani, giovani di qualità però, lì l'idea... Se era partiti con Zortea e Ruggeri, poi ma è Zortea arrivato comunque verso la fine del mercato Ranieri, che giocare, è un giovane un po' più consolidato almeno in Serie B. Zortea, vabbè, non sta giocando, se non insomma a spezzoni. Però poi ci si è un po' fermati, perché poi è vero che sono stati presi
Vergani e Dell'Icari, però lì forse vai su giocatori sì. che sono ancora dell'orbita primavera, neanche proprio sì. della prima squadra. No, l'ho detto, l'idea, le sono le idee, ma le idee anche tattiche che ti fanno fare la differenza. Anche la fresca, il calcio va, purtroppo il calcio, purtroppo, fortunatamente dico io, va in un'altra onda, no? E quindi noi invece viaggiavamo su altro, già dall'anno scorso. Quando poi dai continuità a questa tipologia di gioco, non dai continuità tecnica perché tanti giocatori che c'erano non sono potuti venire, allora fai fatica, perché poi non è che l'hai rimpiazzati o gli hai dato possibilità al mister di lavorare dall'inizio con... Allora, per esempio, lo stesso gruppo. Con lo stesso gruppo, le stesse squadre che hanno il Venezia, per dirti, il Venezia con un grandissimo allenatore, giovane, con delle idee belle e chiare, ha dato continuità di lavoro dall'anno scorso e lì fai la differenza. Laddove non c'ha il lato tecnico, un po' in giro per il mondo, laddove non c'ha il lato tecnico, riesci a soccombere questo problema con idee tattiche, idee di calciatori semmai presi dall'estero e che ti possono far fare il salto di qualità sotto alcuni aspetti. Le idee ti fanno fare la differenza. Poi c'è stata anche la componente della disponibilità economica, perché Spezia e Venezia, non ci metto l'Empoli perché già l'Empoli sì, ha la cassaforte, nel senso che nel momento in cui decide di dare via, dico due nomi, Ricci e Viti, in cassa, o Bairami, e ha messo a posto i conti. Ma Venezia e Spezia hanno fatto un mercato fatto anche di investimenti, perché lo Spezia abbiamo visto... il calciatore 2002 che Antist, sì, Antist. Che ha segnato un gran gol con la Juve qualche settimana fa, ha fatto una partita comunque insomma di spessore con la Salernitana. Lo stesso Venezia ha investito su alcuni giocatori presi da altri mercati non conosciutissimi, creando quindi i presupposti per un'altra stagione che possa essere di Serie A o di Serie B, però con un patrimonio tecnico. Vedi che alla fine... La Salernitana invece è un progetto comunque un progetto a termine, sì, a breve scadenza. Qualche prestito, qualche giocatore non c'è che dovrà essere riscattato, però sì, insomma, no. Ecco, il problema trust, secondo me, incide fino a un certo punto, perché è sempre stata un po' la linea di condotta di questa società, di questo management. Cioè non si è avuto uno sguardo d'insieme. Poi parlo con voi che siete del settore, uno dei talloni d'Achille è il settore giovanile. Cioè, la Salernitana negli ultimi 10-11 anni, da quando è rinata e ripartita la Serie D come Salerno Calcio, poi insomma non in prima più. Squadra non è riuscita a portare calciatori che hanno occupato in pianta stabile una casella con merito e con possibilità di essere impiegati. C'è stato qualcuno che ha esordito, però insomma si parla di giocatori di cui adesso abbiamo anche un po' perso le tracce, che comunque vanno in giro in prestito in squadre Serie C. Gli auguriamo che insomma si impongano nelle squadre in cui giocano adesso, che possano tornare anche alla base per dare un contributo, però insomma non mi sembra che il lavoro anche del settore giovanile in 10 anni, che non sono tantissimi per un settore giovanile ma neanche pochissimi, abbia portato né risultati del campo particolari né poi come talenti, come... Sì. O no? Il discorso è molto ampio, il discorso veramente non ci vorrebbe una trasmissione ma una decina per parlare del settore giovanile e di tutti i problemi che ci sono, ma ci sono a Salerno, ci sono anche in altre piazze, perché dove allora il settore giovanile, lo sai dove fai la differenza nel settore giovanile? Laddove vedi il settore giovanile come un investimento e non come un costo. Ecco, ad esempio l'Empoli in questo fa scuola. L'Empoli c'ha un calciatore, te lo dico oggi, nel settore giovanile l'Empoli c'ha un giocatore che si chiama Baldanzi, che farà le fortune dell'Empoli oggi e in futuro, perché è un calciatore costruito, ma c'è lui, c'è l'anno scorso ha vinto il campionato primavera l'Empoli, quindi perciò ti dico, da lì poi cosa succede? Succede che poi fai plusvalenza o comunque non hai il costo di comprare un giocatore perché già lo ce l'hai in casa. È là che secondo me fai la differenza a 360 gradi. Allora, io saluto in collegamento da Genova Raffaella Palumbo. Ciao Raffaella, grazie per esserti collegata con noi questa sera. Ben trovata, come stai? Buonasera a tutti, tutto bene Nicola, grazie a voi per l'invito. Allora, noi stavamo
a metà, no, del discorso tra quello che è successo sabato, domenica, quindi la sconfitta di La Spezia, l'esonero di Cassoli, l'arrivo di Colantuoni e la partita prossima con l'Empoli. Tu sabato eri al picco di La Spezia e hai vissuto questa doppia faccia, perché nel primo tempo la Salernitana sembrava una squadra quasi padrona a un certo punto del campo e quindi del risultato. Nel secondo tempo si è vista un'altra squadra. E la risultanza finale è stata non solo la sconfitta, quanto a distanza di 24 ore l'esonero dell'allenatore. Secondo te, dopo quella partita, quella prestazione, quel secondo tempo era un po' nell'aria o è stata comunque una mossa a sorpresa da parte della società? Insomma, tu te l'aspettavi, la percezione dal campo, insomma, incrociando anche i volti dei protagonisti a fine partita, qual era? Di una svolta imminente oppure di una sconfitta che non avrebbe lasciato questo tipo di conseguenze? È passato da un entusiasmo caloroso sia sugli spalti che in campo per quanto riguarda il primo tempo, in cui la Salernitana ha gestito molto bene la partita. I calciatori hanno lottato veramente con tanta grinta affinché si potessero accaparrare questa vittoria con lo Spezia, perché una concorrente alla salvezza, quindi uno scontro diretto. E una partita con un doppio volto, assolutamente. La Salernitana non ha saputo reagire quando c'è stato il gol del pareggio ed è stato palese che abbiano influito vari fattori. Il cambio di Kjomberg, che si è infortunato al 24esimo del primo tempo, e soprattutto quando è venuto meno Mamadou Coulibaly, che ha coperto per buona parte della partita l'intero campo, facendo sì che il baricentro potesse essere molto alto, ma era già dolorante durante l'incontro con la Spezia e non era al massimo della sua forma e della sua prestazione fisica. Tant'è vero che quando è stato sostituito, assolutamente la Salernitana è calata ulteriormente e quindi ha dato la possibilità allo Spezia di poter incidere a nostro sfavore. L'esonero di Castori, onestamente, è stato molto triste, nel senso che per quanto dal punto di vista tecnico-tattico abbia avuto nel corso di queste battute iniziali della massima serie un po' di carenze, ma sicuramente non erano i tempi giusti questi per poterlo mettere alla porta, perché più di quel che stava facendo e che poteva fare non era in suo possesso, avendo una rosa assolutamente dimezzata, una panchina corta se non inesistente, gli uomini a disposizione potevano fare ben poco. E infatti, anzi, Raffaella, è stata una rivelazione per quanto riguarda alcune mosse, quali quelle legate al ritorno di Gondo, che tutti quanti screditavano, c'era scetticismo generale, e lui è riuscito a spiazzare positivamente tifosi e probabilmente la squadra stessa. Quindi dispiace sia stato messo alla porta in questa maniera, in questi tempi. Tra l'altro, adesso ci proiettiamo alla partita con l'Empoli, torniamo a parlare di questa partita. Le scelte di formazione di Colantuono, allenatore che arriva, vede sulla carta i giocatori che sono a disposizione in teoria, poi va al campo e ogni giorno ne depenna uno, ne depenna un altro. Oggi penso la tegola finale, perché se l'infortunio di Mamadou Coulibaly si rivelerà, insomma, per quello che si può temere, insomma, per l'entità o comunque per la zona in cui si è manifestato, insomma, il centrocampo della Salernitana, non ci giriamo intorno, in questo momento con due, tre solupedine massimo a disposizione, con Obi che non sta neanche benissimo, Castanos che trequartista, che centrocampista puro, Schiavone che è un giocatore che comunque non ha la struttura e il passo per la Serie A, Di Tacchio che in carriera ha fatto bene in Serie B ma non ha mai giocato in Serie A prima di questa stagione con una certa continuità, insomma è un centrocampo in grande emergenza contro una squadra, l'Empoli, che non ha dei nomi altisonanti però ha giocatori che insomma hanno un passo, una capacità anche di proporsi, come Bandinelli, come Zurkowski, oltre a Bairami trequartista.
palla lunga e pedalare davanti, cioè non è che Però, insomma, si fa scusami, di mi necessità, verrebbe da chiederti perché hai mandato via perché Castore? Castori è stato, Ma palla paradossalmente è lunga. stato mandato via dopo che aveva cominciato a giocare in maniera diversa, perché è sotto gli occhi di tutti che dalla partita con La palla l'Atalanta. lunga può essere anche uno schema Sì, vincente ma lì ha ridotto la palla se gli lunga, eh. interpreti non sono sempre Djuric, Simi, puoi mettere uno veloce davanti e di contropiede tu vai a fare gol. Non è detto che Ma devono giocare anche le. Bonazzoli ha giocato poi poco con Ma Castori. questo tecnicamente forse davanti è uno dei più bravi, probabilmente uno che corre poco e si sacrifica poco, penso E io. con Colantuono pare che neanche cambi regista, nel senso che Simicondo sembrerebbe la prima coppia, no? Guarda, Cioè, bisogna capire, lui viene dall'infortunio, bisogna capire innanzitutto come sta, ha cominciato molto atleticamente. bene la stagione, due gol in No, coppa, dico gol sul adesso, rigore. visto che Sì, viene ha preso dissecato, questa perché contusione alla Colantuono gamba, ha insomma. avuto questo Sì. problema, non sappiamo se si è allenato, come si è allenato, con che intensità si è allenato, quindi quanti minuti ha. Io pure sono convinto, a me piace il dinamismo, quindi io avrei fatto giocare sempre, per esempio, con Doi e Bonazzoli insieme, le punte che non ti danno dinamismo, non piacciono tanto. Però diciamo, la continuità di gioco è sempre stata quella, con Djuric o comunque una punta fisica e un'altra punta gli girava intorno. Colantuono è stato intelligente quando è arrivato a capire che allora, la sua caratteristica è la difesa a 3, poi è partito da Ribéry e ha pensato di giocare il 3-4-1-2. Perché non poteva fare. Allora, noi, secondo me, come reparti, il reparto più importante che abbiamo è il reparto avanzato, come uomini e come elementi, come uomini ed elementi. Quindi questo comporta che lì davanti devi giocare almeno con tre, con Ribéry e con le due punte, perché tu ce l'hai, Sì, è che tu chiaro, ce devi l'hai, sfruttare. come c'è anche giocatori che hanno fatto la Serie A in Sì, quel paradossalmente è il reparto. reparto in cui c'è più scelta, ma anche un Scelta, po' più di spesa bravissimo. della categoria, Ma il problema perché. è dietro, cioè non è Sì, davanti. Il bravissimo. problema è se tu vuoi essere coperto dietro, devi togliere qualcosa davanti, se no, se non te ne esci mai. A questo punto gioca uno veloce e Ribéry. C'è poi da considerare il fatto che i cinque cambi possono anche nel corso della partita, o Bravo. no? Intanto abbiamo anche un altro collegamento con un ex della Salernitana, Alessandro Del Grosso. Ciao Alessandro, ci sei? Eccolo là. Lo vediamo, forse frizzato però. Ha qualche Frizzato. problema di linea Alessandro. Allora lo ritroveremo fra poco. Messaggio per la regia, insomma, stavamo contattando telefonicamente Marinai, ha detto che ci sentiva bene, quindi se lo richiamiamo poi possiamo anche parlare con Alessandro, il collega di Empoli. Cinque cambi che possono fare la differenza. Ahi noi, la Salernitana nella scorsa partita li avrà anche fatti, non li ho contati, ne ha fatti cinque di me, però aveva una panchina, a causa anche gli infortuni, le assenze, una panchina non ce ne voglia, insomma, non proprio da Serie Eh A. no, tieni presente che Schiavone, per esempio, è un calciatore che l'anno scorso non giocava titolare in Serie B, figurati di trovarsi a giocare in Serie A in un momento così particolare della squadra. E non è manco giustamente colpa del No, ma giocatore in infatti sé, nessuno dà la croce addosso ai calciatori. Però è chiaro, se vai ad analizzare la rosa, nel momento in cui certo. dalla panchina puoi pescare giocatori che non hanno grande frequentazione della Serie A, Pasquale, insomma, le categorie poi, Ma insomma, c'è quello, il centrocampo della Salernitana rispecchia l'assenza di Rassana Koulibaly, che comunque è un giocatore di grande rispecchia la equilibrio per la squadra. mentalità di Castori, perché diciamoci la verità, Castori lo scavalcava sempre il centrocampo, quindi Questo forse è stato un limite di Castori anche quest'anno, da un non punto aver di vista voluto un giocatore, tecnico, almeno a quanto pare, un cioè giocatore di grande qualità. non ha mai chiesto grandi calciatori di qualità, proprio perché lui il centrocampo lo Però scavalca. poi l'anno scorso, a un certo punto, la svolta è arrivata quando tra Andre Anderson e Keane almeno Eh beh, uno quelli giocava. Era parliamo di giocatori già un po' diversi. quindi, insomma, alla fine la qualità serve sempre, paga sempre. Tant'è Ah, quello è che sicuro. poi Castori ha fatto giocare anche Castanossi, che è un giocatore diverso come Lui, caratteristiche. sì, come Andrea interno. D'Empoli, da Alessandro Marinai, che è in collegamento. Ciao Alessandro! Eccomi qua, Eccoti buonasera a qua tutti. Alessandro, ben trovato, grazie, grazie. So che sei un po' A voi, impegnato, grazie a ma voi. non hai voluto mancare all'appuntamento pre-partita, insomma, ti tocca, è un rituale. Senti, allora quest'Empoli come arriva a questa partita con la Salernitana? Preoccupato dal cambio in panchina? Castori Colantuono, oppure insomma si fanno altri discorsi lì a tempo.
No, non credo, insomma, che tenga banco il cambio in panchina della Salernitana. La partita di Salerno è sicuramente importante per l'Empoli, a prescindere dal fatto che ci sia Colantuono o Castori o chi per loro, insomma, in panchina. L'Empoli sta bene che questo è un piccolo crocevia, che ce ne sono diversi all'interno di un campionato, e questo è il primo piccolo crocevia che si presenta. Credo che sia così, insomma, anche per la Salernitana. È una partita importante, dove i punti pesano molto. L'Empoli ci arriva tutto sommato sereno, credo, anche se è reduce da una sconfitta pesante nel risultato, un po' meno, secondo me, per quanto visto in campo contro l'Atalanta. Quindi sarà una partita particolare per entrambi. Io non vedo favorite. Credo che sia una partita da tripla, perché può succedere veramente tutto. L'Empoli perde Romagnoli in difesa, insomma c'è questa indisponibilità emersa in queste ore. Per il resto, squadra che offre ad Andreazzoli abbastanza scelte, no? Anche dalla Cintola in su ci sono tante soluzioni. È arrivato anche Di Francesco in chiusura di mercato, ci sono Pinamonti, Cutrone, Mancuso, Bairami. Sì, non credo che sia una perdita gravissima quella di Romagnoli, anche se non stava facendo male. C'è comunque Tonelli, che era in rampa di lancio, doveva recuperare dal punto di vista fisico, e a Empoli tutti sapevamo che prima o poi sarebbe diventato lui il titolare della coppia centrale della difesa dell'Empoli. Resta da vedere, perché non è secondo me scontata la conferma di Viti, ma non tanto per gli errori che ha commesso nella partita contro l'Atalanta, ma bensì per il partner. Mi spiego meglio. Viti si era trovato alla perfezione con Romagnoli, questa coppia lanciata nella trasferta di Cagliari, e dovendo adesso sostituire Romagnoli con Tonelli e dovendo giocare contro la Salernitana, che presenta comunque grossa fisicità in avanti, non so se giocherà Gondo, Simi o entrambi, questo lo Potrebbero sapete meglio giocare voi. Simi e Gondo, sembra. Quindi io posso pensare anche che Andreazzoli scelga Ismaili, che è un giocatore più prestante dal punto di vista fisico, più capace dal punto di vista tecnico, sicuramente più esperto rispetto a Viti. Non dimentichiamo che comunque l'Empoli scenderà in campo ad Arechi, che presumo sia una mezza bolgia, se non di più, e quindi può darsi anche che la scelta ricada sul centrale albanese. Per quanto riguarda l'attacco, sempre da quella famosa trasferta di Cagliari, dove l'Empoli vinse una partita importante e al di là del risultato trovò equilibrio e solidità con le tante novità presentate da Andreazzoli, e da lì in avanti si è seguito sempre questo filone, ovvero con Pinamonti punta avanzata, con Di Francesco e dietro a girargli intorno, e nelle ultime settimane ha fatto capolino e si sta facendo sempre più con forza l'ipotesi del cosiddetto albero di Natale, ovvero con il doppio trequartista alle spalle sempre di Pinamonti, che in questo momento è elemento imprescindibile per lo scacchiere azzurro. Si dovrebbe andare verso un ritorno dal primo minuto di Bairami, quindi con Bairami e Di Francesco proprio dietro a Pinamonti, mentre ci sarà sicuramente il rientro in cabina di regia del giovane Ricci, che era rimasto fuori per infortunio contro l'Atalanta. Poi per il resto non credo che ci saranno ulteriori variazioni. Alessandro, rispetto alla gara di maggio, che per l'Empoli era una passerella, visto che era già promosso e per la Serie A valeva, diciamo, il lasciapassare quasi definitivo per la Serie A, cambierà tantissimo, perché all'epoca forse i 3 punti per l'Empoli contavano il giusto relativamente, adesso invece per l'una e per l'altra squadra sono punti salvezza, punti sopravvivenza, insomma la Serie A è diversa. Castori prima della partita alla Spezia diceva: non sono tante le occasioni in cui puoi fare punti e gli scontri diretti sono l'occasione principale. Ora non c'è più Castori, c'è Colantuono, però insomma il discorso si può ritenere buono, insomma, in assoluto, nel senso che è vero che l'Empoli ha vinto anche con la Juventus, però fondamentalmente poi gli scontri diretti possono orientare quantomeno la stagione.
Sicuramente gli scontri diretti valgono poi sempre, sempre doppio, nel senso che se faccio punti io non fa punti l'altra squadra, per questo che si dice che valgono doppio. Sì, sono due partite chiaramente diverse rispetto a quella dello scorso campionato, perché prima di tutto era un campionato diverso, secondo c'erano obiettivi diversi, l'Empoli era arrivato là già con la Serie A in tasca, quindi non sono paragonabili le due sfide. Sulla carta ti devo dire che dal punto di vista tattico probabilmente ha qualcosina in più da perdere la Salernitana, nel senso che la Salernitana gioco forza deve provare a fare la partita per vincere, perché è uno scontro diretto che gioca in casa, perché si deve risollevare da una posizione di classifica sicuramente più difficile rispetto a quella dell'Empoli. Dovendo scoprirsi, è inevitabile che qualche spazio lo possa lasciare agli azzurri, e l'Empoli fino a questo momento ha fatto vedere che le cose migliori le fa fuori casa, laddove si presentano appunto degli spazi, perché comunque è una squadra che gioca a calcio, che predilige giocare a calcio e che ha le caratteristiche giuste per andare ad attaccare gli spazi. Quindi sulla carta dico probabilmente qualcosina in più da prendere la Salernitana. Resta il fatto comunque che il primo quarto d'ora, i 20 minuti iniziali possono essere determinanti proprio per la formazione granata. Io conosco bene la Rechi e so quanto può spingere, e quindi questo è secondo me un elemento che può essere di intralcio, diciamo così, all'Empoli. Grazie Alessandro per questo tuo contributo, per questo collegamento con noi, e ovviamente ci risentiremo nel corso del campionato. Poi non so se sabato sarà alla Rechi oppure no, in quel caso insomma. No, non scendo purtroppo. Sarà per un'altra occasione. Grazie a voi. Grazie. E buon campionato. Grazie altrettanto a te e all'Empoli. Grazie ad Alessandro Marinai, sempre molto gentile con la nostra trasmissione. C'è sempre Raffaella Palumbo collegata da Genova, Del Grosso invece insomma in questo momento ha qualche problema forse di connessione. Pasquale, insomma, può valere questo discorso che faceva Alessandro Marinai di un Empoli che in fondo fuori casa ha vinto due volte, a Cagliari e a Torino, insomma, con i giocatori che ha, tecnici che ripartono, può... È una brutta carta da pelare questi giocatori che ripartono. Cioè non bisogna commettere l'errore di partire troppo, il resto. Infatti noi col Genoa siamo partiti a 100 all'ora, siamo partiti un pochino più di attenzione e nel secondo tempo siamo venuti fuori. E penso che sia questa la mossa giusta per affrontare l'Empoli. Poi, fra l'altro, perché la partita non è che si risolve nei primi dieci, ci sono vari momenti dove bisogna leggere che cosa fare in quel momento. Tra l'altro con l'Antuna era a Salerno, così era a Verona, in cui la Salernitana partì un po' così spregiudicata e prese due gol quasi subito, poi la partita fu riacciuffata, quindi magari, avendo anche visto dal vivo quella partita, insomma, farà le sue valutazioni. No, ma anche perché caliamo vistosamente nel secondo tempo. Quindi il primo tempo secondo me va gestito in maniera un po' diversa. Sì, perché infatti proprio perché ultimamente non c'è continuità nei calciatori. Mi ricordo per esempio contro il Genoa, dove abbiamo fatto gol poco dopo la sostituzione dei due attaccanti lì davanti. Abbiamo fatto gol e abbiamo cambiato la partita. E vedi, come abbiamo detto prima, le cinque sostituzioni sono fondamentali in un momento in cui semmai la gara non la sblocchi, chi ti entra dalla panchina veramente ti può cambiare la partita, l'esito della partita. E questo, e per quanto riguarda l'Empoli non la conosciamo. L'Empoli da anni gioca in un certo modo, cerca proprio come società una tipologia di gioco fatta nella scelta, come ho detto, nei giovani, nella scelta anche di allenatori giovani. E Andreazzoli, anche se è avanti con l'età, però mentalmente viene da un percorso. Sì, ma mentalmente vive il calcio che c'è oggi, calcio moderno, un calcio non spregiudicato, ma un calcio fatto di possesso, fatto di riconquista immediata. E soprattutto quello che abbiamo detto prima, sono le idee che ti fanno fare la differenza laddove semmai non hai il classico Ronaldo della situazione che ti può cambiare l'esito della partita singolarmente. Raffaella, insomma, questa seconda parte di gara che spesso si rivela penalizzante per la Salernitana, perché
in 8 partite, 6 volte la Salernitana è andata all'intervallo con qualche punto teorico in tasca. Poi, insomma, alla fine, la classifica dice che se ne ha portata a casa 4 punti. Quindi nel dare avere è in passivo. Secondo te, visto che hai seguito anche le trasferte di Reggio Emilia e di La Spezia dal vivo, c'è un problema di tenuta fisica, mentale? Cioè il primo tempo forse richiede una spesa energetica, mentale eccessiva, che poi si paga nella ripresa, conta la difficoltà a volte di cambiare con elementi di pari valore. Insomma, che idea ti sei fatta di questi secondi tempi difficili per la Salernitana? È sicuramente un fattore mentale che influisce tanto sull'impatto del campo per i calciatori, ma credo che sia tutto collegato anche a una preparazione atletica non vissuta nel migliore dei modi. C'è da dire che molti calciatori ancora non hanno raggiunto la condizione ottimale per poter vivere i 90 minuti in campo e i tanti infortuni che si stanno susseguendo ne sono una riprova. Purtroppo è un cane che si morde la coda, è una situazione abbastanza negativa che sta vivendo la Salernitana a 360 gradi dal punto di vista fisico, che influisce sia in campo quando i calciatori sono chiamati a dire la propria durante gli incontri che stiamo vivendo di massima serie, e anche per quanto riguarda gli allenamenti stessi. Non so quale possa essere il problema, se adducibile probabilmente alla preparazione atletica, appunto, che è stata carente e continua a non dare ai calciatori la giusta Ecco, prestanza fisica, ma può esserci oppure le anche. cure mediche a cui si stanno sottoponendo non sono abbastanza valide, al Certo punto che tale fa da specie che riuscire a Ruggeri, ad rintracciare il esempio. problema fisico dello stesso e provare a risolverlo in breve tempo e nel migliore dei modi. Fa specie, ad esempio, che Ruggeri, pronto, quasi pronto per tornare. Insomma, atteso da Colantuono come pedina in più, anche perché ricordiamoci, sabato c'è l'Empoli, martedì c'è il Venezia, cioè un'altra partita di pari caratura, nel senso che sono due scontri diretti in fila che fanno tre con quello appena passato di La Spezia. Era un po' il ciclo di ferro per la Salernitana, più della partita col Napoli o con la Lazio, che sono partite jolly, cioè se lì prendi qualcosa hai fatto tombola, hai fatto un miracolo. Con Spezia, Empoli, Venezia, col Genoa stesso con cui si è vinto, erano le partite quelle in cui insomma, puoi fare qualcosa del nostro campionato. Ecco, la mancanza anche di un'alternativa. In più c'è Veseli che è tornato con il Covid dalla nazionale albanese, altro giocatore che in questa emergenza anche difensiva sarebbe tornato utilissimo, perché comunque è un giocatore che può fare il centrale, il terzino, a 3, a 4. Quindi ci sono varie problematiche. L'anno scorso inizialmente Castori fu più fortunato, nel senso che gli infortuni erano minori. Adesso invece questa Serie A forse è lo scotto della Serie A, anche questo. Partendo come abbiamo detto Poi si è anche prima. giocato, sono comunque reduci da 2 anni, 2 anni e mezzo di giocatori in cui si è riposato poco e giocato Sì. tanto, no? Dopo il No, lockdown. ma se, secondo il mio punto di vista c'è anche il fattore, come abbiamo detto, noi cominciando l'operazione tardi, è stata tutta una rincorsa per arrivare in condizione. La rincorsa per arrivare in condizione significa che ti crea dei sovraccarichi che il muscolo ovviamente poi dopo ti ripropone, perché non puoi, mi ricordo i due Koulibaly, non hanno smesso mai di giocare, giustamente, soprattutto Koulibaly che veniva, mi scordo sempre il nome, tra Mamadou, Ma quando è l'altro, dell'Udinese la sana l'Hassanah è Sanchez. che è venuto dopo, è venuto in condizioni, Sì. non ti dico pietose, ma quasi, Ci ha messo un mese e giustamente ci ha mezzo messo un a mese e mezzo, ma in mettersi quel mese e in mezzo, forma, poi. comunque non è entrato in condizioni. Però lui continuava a giocare, continua, 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 il muscolo si stressa e ti fai male. E quindi quello può essere anche una conseguenza anche delle scelte tardive. Castori infatti aveva detto alla regia di La Spezia che Gondo gli aveva in qualche modo lanciato un segnale, cioè Gondo aveva avuto un affaticamento e per il Bravissimo. ragazzo è arrivato a settembre inoltrato, ha giocato sempre, deve riposare, infatti è Deve entrato nella ripresa e non era il Gondo solito, riposare. quello Perché sennò di La Spezia. se succede quello che sta succedendo, infortuni, perché poi se vai a vedere l'analisi, non sono
problemi traumatici, sono problemi muscolari. Alcuni lo sono stati, ad esempio Sono la Koulibaly gran con il parte, sì, Genoa, con il parlo di Genoa, sì. Mamadou, lo stesso Ribéry. Dovresti mettere uno Il come lui, problema sono è sempre sempre i quello, ricambi. il ricambio deve Sì. E essere poi all'altezza. chiaramente cambia la fisicità, perché i due Koulibaly consentivano a Cassori anche nel 3-4-1-2 di permettersi il trequartista, due Sì, punte, due perché avevano esterni, quattro perché ti polmoni. vanno a coprire tanto Certo. campo. Magari con altri calciatori non riesci a coprire tanto campo quanto con loro, Certo. però non, paradossalmente fai fatica a metterne tre insieme a centrocampo, Sì. come tre in difesa, insomma. A stasera la formazione veramente penso che neanche Colantuono la No, sappia, nel senso stasera che no. spera che domani alla Bravo. rifinitura non si faccia più male nessuno, anzi qualcuno, insomma, Recuperi, certo. recuperi nella Però pure nottata. quello, vedi, il fattore di recuperare un calciatore per poi farlo giocare ti Ti comporta poi porta, abbiamo visto sempre che magari il con giocatore va in Obi, sovraccarico eccetera. a livello muscolare, tipo noi giochiamo un'altra volta martedì, come abbiamo detto. Quindi i giocatori anche a livello di riposo, pure che recuperi uno, io non so quanto valga la pena recuperare un ragazzo che ha problemi muscolari per poi È farlo giocare chiaro, certo. martedì, cioè martedì con un'altra partita. Sicuramente, se c'era un momento in cui l'emergenza doveva stare lontana dalla spogliatoio nazionale, era Certo, questo, perché con certo. tre scontri diretti in pochi giorni, il derby col Napoli all'orizzonte, chiaramente sia Castori prima, sia adesso Ah, Colantuono, si certo. augurava di arrivare con qualche giocatore in più. Approfitto per salutare Raffaella Palumbo prima della pubblicità. Grazie Raffaella per esserti collegata anche questa sera con noi. Allora, il meteo stasera ci ha un po' disturbati, quindi anche i collegamenti sono stati È difficili, per saltato cui Pasquale Viscido tutto. ha deciso di portarci a Bahia, Sì. perché dietro le quinte stavamo parlando di Fred Santos, Sì. calciatore delle giovanili di qualche anno fa, c'era Nicola Provenza, c'eri tu nel settore Grande settore giovanile. giovanile. Tu eri uno degli allenatori di punta di quel settore No, no, ma non giovanile. perché c'ero Eh no, io. perché i giovani erano bravi, e gli allenatori anche, E e la poi tu hai società ha puntato sul settore in giovanile. una stagione un po' sfortunata per la prima squadra, tu con Varrella, insomma, eri il secondo di Fatto il Varrella, secondo da e ricordavamo Varrella. anche una partita, due partite in cui tu sei stato lì in Da panchina solo con in Varrella panchina, sì. squalificato, mi pare, no? Una in Sì. casa col Genoa, mi pare una Sì, in doppietta di casa col Genoa, Guiso, sì, da 2-0 a pareggiamo 2-2, mi 2-2, pare, sì. insomma. Però, insomma, Stavo passato un po' di tempo. Purtroppo sì. Ma in panchina all'Arechi che si prova però, Pasquale? Era una classifica già segnata, quella della squadra che allenavi tu, nel senso che la retrocessione era ormai inevitabile, anche se poi ci fu il ripescaggio. Però, insomma, andare in panchina con tanta gente sugli spalti. Per me che sono salernitano, sì, sicuramente una grande emozione. Però là non hai il tempo di pensare all'emozione. È l'emozione che arriva e poi deve passare, La perché se... riassapori dopo, no? Sì, infatti, sì. Auguriamo a Jacopo, che è più Certo. giovane, un giorno di, Ah, beh, insomma, incrociamo le dita. Grazie provare un'emozione del genere. Grazie per essere a voi. stati, no, preziosi compagni di viaggio in questa serata di vigilia, un po' in tutti i sensi, anche meteorologicamente, per Salernitana Empoli, sperando che l'emergenza che ci ha coinvolto in qualche modo rientri e che, insomma, dalla prossima vada tutto meglio anche per la Salernitana di Colantuono. Un pronostico secco: alla fine Colantuono riesce a risollevare un po' questa squadra. Beh, 1-0, vinciamo. l'ottimismo Nel profondo. Guarda, per forza, dobbiamo essere ottimisti, perché da una parte dobbiamo partire per salvarci, quindi speriamo che sia già sabato. Ci ritroveremo giovedì. Sarà stato consumato anche il turno infrasettimanale Venezia-Salernitana, e parleremo di quello, ma soprattutto poi del derby con il Napoli. Grazie ancora, Jacopo Leone, Pasquale Viscido, Grazie. Raffaella Palumbo, Alessandra Maria, Alessandro Ridosso. A tutti voi, grazie, buona serata. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.